saluto a tutti i video ascoltatori d'Italia Medievale. Oggi abbiamo il grandissimo piacere di presentare un saggio appena pubblicato da Carocci, dal titolo Federico II e la crociata della pace di Fulvio Delle Donne, che abbiamo il grande piacere di avere nostro gradito ospite e al quale, come mia abitudine, io lascio subito la parola perché ci racconti di questa crociata di Federico II di Svevia. Prego, professore, a te. Grazie Maurizio, innanzitutto per la consueta ospitalità e la consueta gentilezza, grazie a te e grazie Italia Medievale. Allora faccio vedere subito il libro, innanzitutto, così ci togliamo il pensiero, pubblicato da Carocci, Federico II e la crociata della pace, un titolo che è particolare, un titolo che possiamo dire denuncia subito in maniera chiara la contraddittorietà della crociata, di questa crociata fatta da Federico II di Svevia, l'imperatore, nel 1228-1229. Una cosa che fu davvero straordinaria, ma fu davvero straordinaria per vari motivi, per due però innanzitutto. Una perché fu una crociata fatta, risolta attraverso accordi diplomatici, ovvero tra l'imperatore Federico II e il sultano d'Egitto Al-Malik Al-Kamil, che furono, si presero appunto, si accordarono perché i cristiani potessero andare, i pellegrini cristiani potessero accedere tranquillamente a Gerusalemme. Ma adesso lo vedremo meglio. E fu qualcosa di considerato, fu considerato come qualcosa di straordinario, come un vero e proprio miracolo. E qui leggo rapidamente proprio le parole dell'imperatore Federico II nel momento in cui entra a Gerusalemme, il 18 marzo 1229, quando entra a Gerusalemme, e lo annuncia proprio come un miracolo divino. E dice così: si allietino nel Signore ed esultino tutti coloro che sono retti nel cuore, perché il Dio ha il potere sul suo popolo di esaltare i mansueti nella salvezza. Lodiamo anche noi colui che lodano gli angeli, poiché egli è Dio nostro Signore, che solo compie cose grandi e mirabili, e che, non dimentico della sua antica misericordia, rinnovò nei nostri tempi quei miracoli che si legge siano stati fatti dai tempi antichi. Ecco, un miracolo. Questo era rappresentato da Federico II. E questo è il primo elemento, no? Quello dell'accordo diplomatico visto in questa chiave. Ma un altro elemento importante è questo, è che fu compiuto da uno scomunicato, perché Federico II era stato fulminato dalla scomunica del Papa Gregorio IX nel 1227. Adesso lo vedremo anche come ci arriveremo, lo vedremo rapidamente. E questi dunque sono i due motivi principali, no? L'accordo diplomatico fu una crociata incruenta, senza spargimento di sangue, una crociata di pace, appunto. E poi perché fu compiuta da uno scomunicato. Questi sono gli elementi significativi, ma anche contraddittori apparentemente, una contraddizione e le contraddizioni caratterizzano la vita comune dei nostri giorni, così come la vita comune anche di 8 secoli fa, di fatto. E altro elemento di contraddizione era proprio, abbiamo visto anche il modo in cui veniva vista questa crociata, questo evento. Erano gli anni in cui si attendeva l'arrivo come prossimo, proprio l'arrivo dell'Anticristo, che sarebbe stato poi annunciato da quello che sarebbe stato l'arrivo dell'imperatore della fine dei tempi. Le due cose venivano unite e Federico II fu visto da una parte e dall'altra, a seconda degli schieramenti, o come Anticristo, come l'imperatore della fine dei tempi, che era colui che avrebbe portato sulla terra di nuovo l'età dell'oro, quindi la felicità mondana, la felicità mondiale. E appunto l'imperatore della fine dei tempi avrebbe poi deposto la sua corona sul Golgota, ovvero proprio a Gerusalemme. E per questo Federico II evidentemente insistette anche molto nella sua rappresentazione. Anticristo da una parte,
imperatore salvifico della fine dei tempi dall'altra. Ecco, le cose non appaiono mai allo stesso modo, no? Dipende dai punti di vista. E bisogna cambiare, spesso cambia la prospettiva e cambiando la prospettiva cambiano anche le convenzioni, le concezioni. E da questo punto di vista, ecco, in questo libro io ho provato anche a cambiare prospettiva in un altro modo. Ecco, questa crociata, tra virgolette, è cosiddetta, è numerata come la sesta crociata, però questi numeri, diciamo, non hanno alcun senso. Oramai lo sappiamo, è stato detto da tanti che studiano le crociate, Cardini, Mazzara, Russo, insomma, ecco. La crociata non è un movimento omogeneo, non può essere considerato un movimento omogeneo, non è che finisce una e inizia l'altra. È proprio questo evento di Federico II è la prova evidente, perché non è che era finita la quinta crociata era quella, no, della disfatta di Damietta del 1221, ma non è che appunto era finita quella quinta crociata. Le crociate non finiscono mai, non c'è un momento, non c'è un momento di fine, è un momento di inizio. Tra l'altro anche il termine crociata non è un termine appropriato, non viene usato nelle fonti se non a partire dal 300 almeno. Ecco, quindi bisogna un po' cambiare prospettiva e vedere appunto nel contesto complessivo. Però a questo punto addentriamoci giusto un attimo rapidamente sulla vicenda vera e propria. Molto molto rapidamente do delle coordinate storiche. Ecco, la crociata fu promessa da Federico II, questa impresa, il pellegrinaggio, no, e la salvezza, la liberazione della Terra Santa fu promessa dal giovane Federico nel momento stesso in cui viene incoronato ad Aquisgrana re dei Romani. Re dei Romani era il primo passaggio, l'elezione al re dei Romani da parte dei principi tedeschi, era il primo passaggio ineludibile per poi diventare imperatore. Viene incoronato re dei Romani il 25 luglio 1215 ad Aquisgrana, una cosa straordinaria. In quello stesso momento chiude il sarcofago di Carlo Magno, il suo grande antenato. Aquisgrana era la capitale dell'impero di Carlo Magno, e del resto il nonno di Federico II, Federico Barbarossa, a partire dal 1157 aveva anche santificato Carlo Magno e veniva festeggiata la canonizzazione di Carlo Magno il 29 dicembre, lo stesso giorno in cui veniva anche ricordato Re David, e quindi tutta una serie di cose venivano messe in una sequenza: Re David, Carlo Magno, gli imperatori svevi, Federico Barbarossa, Federico II. Venivano ricordati anche poi sul sarcofago, nel sarcofago dello stesso Carlo Magno che Federico II inchiodò, chiuse, perché tutto attorno c'era la rappresentazione di tutti gli imperatori, di tutti i sovrani, fino ad arrivare a Federico II, l'ultimo. Ecco, allora, questa promessa generò un percorso lungo, no, verso Gerusalemme, un percorso lungo caratterizzato da lentissimi preparativi fino ad arrivare al 1227, quando dopo l'ennesimo rinvio Federico fu scomunicato, abbiamo detto. Però ancora prima di arrivare al 1227 va ricordato un altro elemento importante, fondamentale, perché altrimenti non riusciamo a comprendere che cos'è. Perché tutto questo interesse anche per Gerusalemme? Nel 1225 Federico aveva preso in moglie Isabella di Brienne, di Brienne, regina di Gerusalemme, che portava quindi in dote anche il regno di Gerusalemme, la corona di Gerusalemme, con tutto il suo significato mistico, ideologico, eccetera. Dopodiché, appunto, questo è da prendere in considerazione, e per poi arrivare al 1227. No? Abbiamo detto ci sono state tutta una serie di ci furono tutta una serie di ritardi. Nel frattempo, il 18 marzo 1227, ulteriore passaggio, Papa Onorio III muore, passa appena un giorno e viene eletto come nuovo Papa Gregorio IX, Gregorio IX implacabile, che appunto costringe di fatto
spinto Federico II a compiere la crociata, ad accelerare i tempi. Per questi tempi erano maturi, Federico appunto aveva preso anche, diciamo, sposando Isabella, era diventato anche re reggente di Gerusalemme, quindi aveva un interesse in più. Dopodiché c'era anche un altro elemento, in quegli stessi anni, se c'erano problemi in Occidente, non mancavano in Oriente, perché anche il sultano Malik al-Kamil era in conflitto con il fratello al-Muazzam e quindi aveva difficoltà anche lui, ed era quello il momento opportuno per compiere un'impresa, per compiere un'impresa anche attraverso la diplomazia. Però che cosa succede? Ecco, estate 1227. Federico II sta per partire, oramai non ci sono più ostacoli. Tutto l'esercito crociato, la flotta si riunisce a Brindisi, scoppia una pestilenza terrificante, muoiono centinaia, forse migliaia di crociati. Lo stesso Federico II si imbarca l'8 settembre, si imbarca assieme all'angravio Ludovico. Il giorno dopo, però, si ferma subito, già all'uscita del porto di Brindisi, perché si ammala gravemente, addirittura il langravio Ludovico muore. La cosa viene vista, viene interpretata come un'ennesima scusa dell'imperatore, come un'ennesima scusa per ritardare, per ritardare la crociata da parte del Papa. E quindi il Papa scomunica Federico II. 29 settembre il Papa scomunica, fulmina con la scomunica l'imperatore. La cosa appunto ha un rovescio improvviso, no? Qualche cosa di rocambolesco. Ecco, trascorsa l'estate, bisognava poi attendere la primavera successiva, almeno per riprendere il viaggio, per attraversare nuovamente il Mediterraneo. Le traversate non erano cosa semplice, le traversate del mare, anche di un mare tranquillo come era il Mediterraneo. Bisognava sempre fare piccole tappe, che all'incirca erano di circa 50 miglia nautiche al giorno. Bisognava fermarsi spesso in ogni porto, soprattutto per riposarsi, per fare acqua, rifornimento di acqua potabile. E allora bisognava attendere anche la bella stagione. Era difficile affrontare un viaggio di quel tipo con una flotta imponente, come doveva essere quella che doveva compiere quell'impresa, in un periodo invernale, quindi bisognava attendere comunque un anno, il periodo successivo, ecco, la stagione favorevole successiva. La scomunica non viene tolta a Federico II, non viene revocata. E il 28 giugno Federico parte da scomunicato. Nonostante appunto tutta la preparazione, i preparativi, non viene revocata la scomunica. Parte il 28 giugno e giunge in Siria il 5 settembre. Quanto tempo! Ovviamente il percorso era lungo, però si ferma anche per un po' di giorni, per alcune settimane, anche a Cipro, perché approfitta Federico per risolvere tutta una serie di faccende a Cipro. Però ecco, questi sono i tempi lunghi, noi siamo abituati a tempi molto più rapidi nei trasferimenti, ma va calcolato anche questo: fare una traversata di mare era pericoloso. Si faceva appunto i crociati, facevano ovviamente, no, prima della partenza facevano testamento, perché non si sapeva mai che cosa si poteva, a cosa si andava incontro, e non solo per i combattimenti, anche proprio per il viaggio. Allora, Federico II quindi entra a Gerusalemme già il 17 marzo, e quel 18 marzo fa quel proclama, quel manifesto, no? Diciamo una lettera circolare, una cosa pubblica destinata a tutto l'ecumene, a tutta l'ecumene cristiana, in cui usa quelle parole, il miracolo, eccetera. Non scendo nei dettagli degli accordi diplomatici con al-Malik, perché appunto sono anche molto minuti. Ricordo semplicemente qual era l'accordo: che per 10 anni, 5 mesi e 40 giorni,
i cristiani sarebbero potuti entrare nel Santo Sepolcro tranquillamente. Allora, il termine massimo consentito dalla legge islamica di un trattato di pace con i cristiani era 10 anni, 10 giorni, 10 mesi, 10 settimane e 10 giorni. Quindi, di fatto, per tutto il tempo consentito viene lasciata la possibilità ai cristiani di accedere. Allora, abbiamo detto. E questa è la cosa veramente straordinaria. Da diversi dice da decenni, da diversi decenni, nessun cristiano aveva più potuto mettere piede a Gerusalemme. Adesso, finalmente, lo possono fare. Allora, fu una crociata quindi veramente straordinaria, ma come ho detto sin dall'inizio, però appunto. Ecco, il problema che mi sono posto e che forse ci dovremmo porre sempre quando affrontiamo il passato. Questa vicenda può dirci qualcosa anche oggi, no? Che cosa ci può dire? Ecco, è un po' l'idea di questo libro, ecco, non è semplicemente una narrazione di una vicenda, ho provato a dare un senso anche a tutto quello che ho studiato in qualche modo. Ed è partita l'idea di questo libro dal 2015, sono passati 7 anni, ovviamente 2015. Faranno venire in mente le vicende dell'assalto a Charlie Hebdo, al Bataclan, eccetera. Era un momento particolare, no? Un momento in cui c'era un attonito e addolorato stupore. Tutti volevano capire che cosa stava succedendo, perché era successa questa cosa così tragica nell'angolo, dietro l'angolo di un mondo globalizzato, qui vicino, no? Di un'Europa che oramai era patria comune. Allora, il rischio, ecco, da quel momento, ma già da prima, in qualche modo, gradualmente, dalle guerre appunto in Medio Oriente, eccetera, ma soprattutto poi a partire da questi eventi del 2015, si è cominciato a guardare con sospetto tutto quello che era diverso, tutto quello che può essere diverso, a vedere anche l'Islam soprattutto come il nemico da combattere, che attenta alla sicurezza del mondo, senza poi guardare alle differenze tra i vari tipi di religione islamica. E tra l'altro poi tutto viene unito in un altro indistinto, e in un altro che possono essere tutti quelli che sono diversi da noi per etnia, per religione, per ideologia politica, anche per abitudini sessuali, persino per regioni di provenienza, no? Pensiamo appunto ai polentoni, ai terroni, ecco, e tutto quello che è diverso viene respinto. Ecco, è un po' questo è il motivo. Ecco, in una situazione del genere che si sta degenerando sempre più in questi ultimi anni, e pensiamo anche alla situazione attuale, no? Il conflitto che c'è attualmente tra Russia, Ucraina, eccetera, ecco, con il rischio di creazioni di pensieri a senso unico. Ecco, il rischio è quello di non comprendere più le differenze, di appiattire tutto. No? E di dimenticare quello che poi è stato il più grande insegnamento dell'illuminismo, di fatto, no? La tolleranza, la disponibilità ad accettare l'altro. Ecco, e rischiamo di tornare indietro, no? Se ci dimentichiamo di queste nostre radici, rischiamo di tornare indietro, di ripiombare indietro di secoli, ecco, e di abbandonare la via del progresso vera, no? Che non è fatto di scontri di civiltà, ma è fatto di convivenze di civiltà. Ecco, allora, attenzione però, per chiarire, ecco, le vicende passate ovviamente non possono essere attualizzate in maniera brutale, ecco, vanno sempre contestualizzate con attenzione. Le guerre sante, siano esse crociata o jihad, sono comunque un retaggio ineludibile del nostro passato, tanto all'Occidente, tanto del presente, e sono di fatto un fenomeno che poi viene spesso piegato all'ideologia politica, però appunto
E non possiamo e non dobbiamo dividerci in questo tipo di contrapposizioni. E per fortuna, anche se questo tipo di contrapposizioni sono sempre più frequenti, ecco, c'è anche qualcuno che se lo ricorda, è il Papa Francesco, no? Nel 2019, Papa Bergoglio richiamava proprio l'attenzione su questo, e cito la definizione. No, quello che dice nell'enciclica del 2019, ricordando la pace possibile, i tentativi possibili di pace compiuti da San Francesco, no? Il santo da cui ha preso il nome. Ecco, che mentre tanti partivano rivestiti di pesanti armature, si recò dal sultano Al-Malik, lo stesso di Federico II, armato solo della sua fede umile e del suo amore concreto. Ecco, una via possibile alla guerra c'è sempre. Questo nella prospettiva cristiana e francescana, papale del Papa, ma nella stessa prospettiva, sullo stesso piano, possiamo accostare quella laica di Federico II, di fatto, di Federico II e Al-Malik, no, il sultano. Può essere utile ricordare anche in questo caso, no, che mentre tutti, Papa compreso, Papa Gregorio IX compreso all'epoca, pretendevano che si lavasse la via del Santo Sepolcro con il sangue, perché quella era la cosa che non fu perdonata neanche successivamente a Federico II, di aver conquistato, ripreso Gerusalemme con un accordo senza lo sterminio dei musulmani. No, e questo anche a partire dal Papa, dal Patriarca di Gerusalemme. Ecco. Mentre tutti quindi chiedevano, invocavano il sangue, Federico II e Al-Malik scelsero un'altra strada, scelsero un'altra via, quella di non imbracciare le armi, di non dialogare con l'odio, con lo scontro, ma di trovare una trattativa pacifica. Una trattativa pacifica che ovviamente portava vantaggi a tutti, attenzione. Cercavano tutti e due, sia l'imperatore che il sultano, miravano al loro particolare, no? Per usare il termine che poi avrebbe usato Francesco Guicciardini. L'interesse personale, ma quel particolare, no? Di Guicciardini, e che ritroviamo anche qui, è il particolare, il vantaggio personale che però contestualmente porta anche a un vantaggio complessivo, a un vantaggio collettivo. Quindi fu utile a tutti quel particolare, a cristiani, a musulmani, alla Terra Santa, all'Occidente, all'Oriente, a tutti. Ecco, appunto, e forse questo può essere utile tenere a mente sempre, magari, ecco, facendo. Se tutti facessero un piccolo passo indietro al momento opportuno, se tutti rinunciassero a qualcosa di importante, forse si potrebbero ottenere vantaggi per tutti. Ecco, queste sono tutte le contraddizioni apparentemente irrimediabili, no? Che troviamo oggi nel mondo attuale, ma che troviamo anche nel passato, troviamo anche nel 8 secoli fa. E questo serve forse, no, ricondurre alla memoria, no? Ricondurre alla memoria della contemporaneità, una vicenda tanto passata ci può essere utile, può contribuire a dare un senso allo studio del passato. Perché studiamo il passato? Ecco, non tanto per riannodare, come dire, i fili invisibili della storia o per mettere assieme, stringere tra loro gli anelli di una catena che non sempre, no, si mantiene, ma forse ci serve per mettere assieme l'ampia cornice di un contesto in cui viviamo, per comprendere il nostro presente attraverso la memoria di come siamo fatti, di come siamo stati fatti, di come siamo arrivati a quel presente. E senza il passato, senza la memoria, io credo che nessuno possa sopravvivere. Grazie Fulvio, grazie. Io credo che la cosa più saggia da fare sia quella di correre in libreria, perché tu qui hai riassunto mirabilmente il tuo ultimo saggio, di cui io ricordo il titolo, che è Federico II e la crociata della pace.
appena pubblicato da Carocci, sono 160 pagine per 16 euro circa, quindi anche un bel 15, po', 15. 15, ecco, quindi anche un costo abbordabile e che ne valga veramente la pena. Io ti ringrazio davvero tanto di aver accettato il nostro invito. Spero di rivederti presto da qualche parte, in qualche iniziativa, in qualche manifestazione medievale. E quindi grazie ancora. E ringrazio te e ringrazio Italia Medievale per l'ospitalità. Thank you.